È il giorno 25 del mese di ottobre ed è stato diffuso da pochi momenti il nuovo messaggio mensile da Medjugorje, riportato dalla veggente Maria. Cari fratelli e care sorelle, benvenuti e bentornati nel nostro canale YouTube della redazione Papa Boys. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Da Medjugorje, piccola cittadina, capitale mariana del mondo, insieme a Fatima e Lourdes, ecco l'appello del cielo per ciascuno di noi. Nel mese di settembre la Vergine aveva chiesto di intensificare la preghiera per combattere il modernismo che vuole entrare nei vostri pensieri e rubarvi la gioia della preghiera e dell'incontro con Gesù. In questo video andiamo a leggere insieme il messaggio della Regina della Pace di questo giorno, mercoledì 25 ottobre 2023, alla Veggente Maria. La Vergine continua ininterrottamente a chiedere conversione a ciascuno di noi e preghiera. Preghiera intensa e digiuno per fermare la guerra, per portare pace nelle famiglie, nei cuori di tutti gli uomini ed anche in tutte le nazioni. È compito di ciascuno di noi rispondere con un Amen agli appelli potenti della Regina della Pace. È nostro dovere di figli e figlie di Maria rispondere ai suoi incessanti appelli, testimoniando la nostra presenza e la nostra disponibilità ad accogliere questo invito della Mamma Celeste. Ma adesso vediamo insieme cosa ha detto a Medjugorje la Vergine in questo giorno. Il messaggio di questo giorno, come ogni 25 del mese, quando la Regina della Pace parla alla parrocchia di San Giacomo in Medjugorje, sia nutrimento per la nostra anima e possa essere ulteriormente divulgato in tutto il mondo. Ecco le parole della Madonna alla Veggente Maria del 25 ottobre 2023. Cari figli, i venti del male, dell'odio e dell'inquietudine soffiano sulla terra per distruggere le vite. Perciò l'Altissimo mi ha inviato a voi per guidarvi verso la via della pace e della comunione con Dio e con gli uomini. Voi, figlioli, siete le mie mani estese. Pregate, digiunate e offrite sacrifici per la pace, tesoro al quale anela ogni cuore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Anche questo messaggio di Medjugorje ci ricorda nella profondità dello spirito l'urgenza della preghiera del cuore per ciascuno di noi, per le nostre famiglie, per tutta la nostra vita. Grazie, cari fratelli e sorelle, per averci accompagnato in questo momento di riflessione e preghiera con le parole di Medjugorje e con la lettura del messaggio di questo giorno. Continuate a coltivare la vostra fede ed a pregare con fiducia, avendo la certezza che Dio è sempre con noi e la Mamma Celeste non ci abbandona mai. Vi invitiamo a condividere questo video con coloro che potrebbero aver bisogno di conforto e speranza, ed anche con chi soffre nell'anima e nel corpo. La fede è un dono prezioso che possiamo diffondere con amore. Vi ricordiamo di mettere un like a questo video e di condividerlo con altri fratelli e sorelle, per allargare la potenza della preghiera, la nostra fede ed anche far crescere il canale. Arrivederci a tutti, al prossimo video insieme nel canale YouTube della redazione Papa Boys. Dio ci benedica.